C'è un disegno di legge in discussione alla Camera che preoccupa la CGIL, riguarda il mondo degli appalti con annessi subappalti e cambi di appalto. Sono decine di migliaia i lavoratori che potrebbero subire ricadute assai gravi in Abruzzo e Molise. Prevede sostanzialmente un riordino della materia degli appalti. Ci sono anche delle norme positive che noi abbiamo appoggiato, ma soprattutto c'è una norma che farebbe tornare indietro il settore degli appalti di oltre 6 anni, e mi riferisco nello specifico alla norma che prevede la non obbligatorietà della clausola sociale. Cosa significa? Che attualmente le stazioni appaltanti pubbliche nei cambi d'appalto devono garantire al nuovo subentrante che garantisca le stesse condizioni occupazionali rispetto al precedente appalto. Questa norma, che è stata inserita, come dicevo prima, nel codice degli appalti più di 6 anni fa, ha consentito che vi fosse una stabilità del personale oggetto degli appalti. Ricordiamoci che stiamo parlando del settore più povero, diciamo, del lavoro. Ecco, se noi chiediamo che venga reintrodotta l'obbligatorietà della clausola sociale, perché questo può garantire posti di lavoro. Noi abbiamo stimato che si perderebbe centinaia di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia e migliaia di posti in Abruzzo, qualora nella discussione che c'è alla Camera dei Deputati non si cambi questa norma. Quindi noi chiediamo l'obbligatorietà della clausola sociale anche nella nuova norma. Quanti sono gli addetti che potrebbero essere coinvolti e qual è il tipo di ricaduta negativa si prospetta? Allora, i lavoratori sono tantissimi, noi diciamo qualche decina di migliaia, perché i lavoratori negli appalti, gli appalti ad alta intensità di manodopera, sono sostanzialmente in tutti gli enti pubblici, nella sanità, nella scuola, nella giustizia, in tutti gli enti pubblici sono degli appalti di servizi. Questi lavoratori, se venisse tolta la clausola sociale, così come prevista da questo disegno di legge, rischierebbero ad ogni cambio appalto di perdere il posto di lavoro, quindi è un continuo situazione di precarietà che si va a configurare, insomma. Quindi è questo il punto su cui noi battiamo, insomma. Oltre a questa informazione che state dando, cosa può fare la CGIL? Beh, noi stiamo sensibilizzando l'opinione pubblica, i lavoratori tutti, non escludiamo ulteriori iniziative, e stiamo abbiamo preparato una lettera a tutti i parlamentari del nostro territorio per sensibilizzarli affinché nel passaggio che si farà alla Camera nelle prossime settimane ci sia una rivisitazione di questa norma.